Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. C'è la telecamera sempre. La telecamera si muove un po' come cazzo vuole lei. Perché c'è una sedia qua. Sedia, vai di là, che è il tuo posto è di là che non ti si vede. Hola. Buongiorno a tutti, buongiorno a chi è già in lives, buongiorno a chi arriverà nella lives successivamente. Oggi c'è nessuno, va bene, partiamo malissimo. Un gioco al quale io tengo molto e non c'è nessuno a vederlo. Vabbè, pazienza, eh? Siamo contenti lo stesso. Gwenfar, buongiorno. Daniel Hall, buongiorno. Matt Gol, buongiorno. Mauro Twitch e Firbo, un buongiorno. Come state? Belle personcine. Daniel già va via. Cremaster, buondì. Ben arrivato. Oggi devo fare Graveyard Keeper e invece faccio Underworld Ascension. Perché ci terrei a farlo. Ci terrei a farlo, farvelo vedere e ci terrei a farci un'idea assieme. Che possibilmente non sia troppo condizionato dalle idee altrui. Prima che lo facciano tutti e comincino tutti a parlarne male, perché parlare male delle cose è sempre più bello, fa sempre più views che parlare bene delle cose. Per una questione fisica, cioè c'è tutto un ragionamento dietro. Stavo guardando prima un video su proprio la diffusione dei pensieri negativi rispetto ai pensieri positivi, che sono molto più difficili da diffondere. E ho detto, vabbè, è meglio se lo faccio all'inizio prima che me lo brucino e tutti vedano il primo episodio da qualcun altro che ne parla male, perché parlarne male fa più views. E forse anch'io dovrei fare dei giochi dei quali parlo male, no? Fare dei giochi che so già che non mi piacciono e poi ciao, pum pum, e poi parlarne male, che magari faccio tante views in più a parlare male di qualcosa, no? Vabbè. E quindi ho detto, vabbè, faccio Underworld Ascension e lo proviamo assieme, è il diavolo. Mal che vada farò qualche live in più nella prossima settimana per cercare di chiudere delle serie e trovargli un posto se è un gioco al quale voglio trovare un posto per farsi regolare. E questo è, fondamentalmente. Io spero che sia un bel sabato per voi. Io ho un weekend pieno di robe da fare e quindi questa cosa qua un po' mi inquieta. Però vabbè, pazienza. Adesso iniziamo con calma, una cosa alla volta. Stamattina mi sono svegliato, ho già fatto 740 cose. Il sabato è iniziato. Ah, così. Così. Vediamo come prosegue il weekend. Adesso mi accendo anche una bella pipa. E poi ci proviamo questo bel giochino, o questo giochino, non sappiamo se è bello. L'ho lanciato prima, ho visto che funzionasse, ho già scoperto un suo piccolo difetto, cioè che dei caricamenti lunghi, vi avviso. Ho già visto che nei primi 2 minuti ha perso qualche frame, in maniera piuttosto fastidiosa, ma ho visto che dopo i primi 2 minuti si era calmato, quindi ho detto, vabbè, magari è soltanto che non ha caricato tutto. C'è un problema di caricamenti lunghi, quindi può darsi benissimo che il suo problema sia nei caricamenti lunghi. Underworld Ascension, quanti episodi ti vedo Paolo? Dai su, una cosa alla volta tutto si fa, esatto. No, ma una cosa alla volta faccio tutto, è solo che è il weekend, capito? Magari volevo pure riposarmi un pochettino pure io, e invece no. Dicevo, Underworld Ascension è moralmente il terzo capitolo di una saga che era quella di Ultima Underworld, e tantissimo ne esce un ultimo, voglio degli ultimi, voglio un ultima bello, fate uscire un ultima bello. Ed è un gioco che nella mia adolescenza è stato un gioco molto importante perché è stato il primo RPG che presentava una serie di caratteristiche pazzesche, tipo la magia aveva un linguaggio e tu potevi imparare degli incantesimi. In maniera indipendente, cioè utilizzare le rune avevano un significato e quindi potevi usarle per fare delle robe, anche se nessuno ti aveva detto, ah, la palla di fuoco si fa così. C'era la runa del fuoco, adesso invento perché non mi ricordo, sono passati 20 anni, 30 anni. La runa del fuoco si fa così, la runa dello sparare si fa così, quindi se le mischi ottengo un incantesimo che fa una certa cosa, ok? Era il primo dove c'era un sotterraneo con degli ambienti coesi e strutturati, quindi era un sotterraneo che aveva un'ecologia al suo interno e quindi c'erano delle zone messe di fianco a altre zone che avevano un senso dal punto di vista se non biologico, almeno dal punto di vista antropologico, ok? Non so andare più nei dettagli, magari la prossima volta vi racconto qualcosa di più di Ultima Underworld e del giocone che era.
Ma che fumo che si genera quando accendo la pipa, la nebbia che mi guarda. L'altro giorno ho visto il gatto ha fatto le 12 ore, ho visto un pezzettino anche di Fallout 76. E uffa, voglio giocare anche a Fallout 76. Posso dirvelo, voglio giocare anche a Fallout 76. Vabbè. Ma bando alle ciance, ciancio alle bande. Lanciamo ultima Andrew Ascendant. Che come vedrete ci metterà un momento prima di comparire. Con questa nebbia mi sento a caso, capisco Dani. Ambulanza, saluti all'ambulanza. Ci metterà un po' a mostrarvi qualcosa. Ve l'ho detto che dei caricamenti sorprendentemente e fastidiosamente lunghi, almeno all'inizio, poi non so, magari carica tutto adesso. Vedremo, giusto? Voi avete mai giocato un gioco della serie Ultima? Saluti ad Andrix. Ciao Andrix, non so dove sia, ma saluti Andrix. Questo vuol dire loading, chiaramente, in rune. E anche in italiano. Quindi più di così non poteva fare. Aspetta che mi sposto dall'altro lato, ok. Così vedete anche il loghetto, le cose. Allora, nuova partita. Io come sempre non ho visto l'introduzione, non ho visto niente. Allora, inserisci il tuo nome. Come ci chiamiamo? Ci chiamiamo. Mi piace. Ci sta. Usiamo il nome di qualcuno della chat. Un sub a caso. Dani, mi sembra di non aver mai usato il tuo nome da qualche parte, vero? Matt Gol, buongiorno. Ciao Pun Pun. Se vuoi, se non vuoi, ti cambio, Daniel. Se non ti senti protagonista. Si trova su Steam, sì, è uscito l'altro giorno, Cremaster. Ciao Neril, stiamo scegliendo il nome del nostro personaggio. In un giorno è stato usato come PG in due live. Chi era l'altra live che ti ho usato come PG? Non ha funzionato. Aspetta, Gwenfari, forse non è attivo. Aspetta. 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 Riprova adesso, Gwen. Ok, ce l'abbiamo fatta. Non era attivo il comando, l'ho attivato, scusate. Allora, direi che la carnagione possiamo tenerla qua. Quanto sei pallido? Tanto Daniel, se non mi ricordo male, sei pallidino, è vero? E sei magrolino. Mi ricordo bene, Daniel. Mi ricordavo bene, vedi? Questa mi sembra quella meno fastidiosa, abbiate pazienza. Vediamo un po' più di luminosità perché se no voi non vedete niente. Iniziamo. Piccola delusione in questa creazione del personaggio, ve lo dico subito. Sono giorni che il tuo sonno è tormentato. Ogni notte ti svegli in un bagno di sudore con una voce che riecheggia nella testa. Ogni notte la voce si fa più forte, finché una notte la voce parla e ti svegli altrove. E il fondo non c'è varie lettere accentate. Vabbè. Fondo la lettera accentata. Ascendant, we have need of you.
Buongiorno. The Stygian Abyss faces its oldest and greatest threat. Typhon, father of monsters, nemesis of Zeus, threatens to break free the ancient bonds that have imprisoned him for millennia. Va bene, Typhon si sta liberando. The factions held means to halt his rise, but quarreled endlessly as his minions, the dead, struck. Buongiorno Arsul. Now the factions lie beyond, depleted, all but helpless. Bene. Recover the secrets the three factions held. Use that power where they could not. Only one, as clever and resourceful as you, may prevail. Show us a new way, Ascendant. Unite the factions. Save our world and your own. Ecco, una maschera vuota con una lucetta dietro. Muoverti lungo una rigida salita ti rallenterà. Mi sembra. Ti rallenterà. Ah, mi sembra ragionevole. I font, amici, dai, mettete le lettere accentate nei font. Santa pazza, vabbè. Il problema di questa maschera è che si agita in maniera ridicola. È difficile anche animare una maschera ferma, eh. O la tieni ferma e basta. No? Cioè, se non hai le espressioni facciali, non hai la mimica. Buongiorno. Cabirus. Ciao Cabirus. Such as you. Now something less. Adesso avrà qualche ve lo dico che avrà qualche interruzione di frame, non vi preoccupate, l'ho già visto succedere prima. C'è una medusina che gira. Una medusina luminosa che gira. Salve Cabirus. The Stygian Abyss is a prison for the beast Typhon. Typhon once slumbered in the depths of this place, but has now awoken. As he rises, the dead follow, infused with his power. Each living thing that falls fuels his strength and brings him one step closer to escaping this prison. Only this volcano keeps him bound, but it will not for much longer. E posso tirare le cose. Posso abbattere la medusina. Non lo sapremo mai. Salve medusina che gira. Vabbè. Buongiorno. Tiro la leva? Tiro la leva. Ho tirato la leva. Dardane, buon pomeriggio. Allora. Chi è? Calmati però, mi stai urlando nelle orecchie, mamma mia. Cos'è sto coso? Per spostare un oggetto dal loro spazio. How will you fare? Vabbè, Zeus non l'ha fermato, come posso farlo io? Posso spostare, tac, perfetto. Una cassa con dentro un altro di sti cosi. Cosa sono sti cosi? Un bene utile ma dello scarso valore. Ma cosa ho raccolto adesso? Su Sorru Pekka. Che cazzo vuol dire su Sorru Pekka? Su Sorru Pekka. Va bene. Ne prendo atto che su Sorru Pekka.
Buongiorno. Permesso. Oh, qua c'è quella parte in cui si possono raccogliere cose e tirarle fortissimo in giro per la mappa. Fatemi vedere come funziona. Fatica che fa per tirare su una bottiglia. Si spaccano le cose, perfetto. E se io sollevo questo? È troppo pesante, quindi faccio fatichissimo. E non posso tirarlo perché pesa troppo, va bene. 13 libbre invece posso tirarle, perfetto. Permesso, buongiorno. Buongiorno signorina. Cosa sei tu? Frutto dello squartatore. Consumane per scoprire altro riguardo a questo oggetto. Per il momento lascialo lì, grazie. Ah, tra l'altro la mappa. Va la mappa. Cos'è questo? Cos'è questo balin blu? Cos'è questo balin blu? Vediamo il PG, lei lancia con una ragazzina. Un po' pesante. Poi le ragazzine lanciano fortissimo, esatto. Forse è una leva. No. C'è qualcosa che ho esattamente davanti a me. Esattamente davanti a me qua dentro. Era solo un segnetto per dirmi che quello era un posto. Da dove sono partito, tipo. Può essere. Missione. Ottieni il favore delle fazioni. Va bene. Ottieni abbastanza influenza e convinci le fazioni a collaborare. Kabirus. È comparso il figlio della struttura chiamata Kabirus. Ti chiedo di seguirlo al di fuori della torre del segmento del velo. Perfetto. Entra il portale del potere di Plutone. Abilità. Furtività. Magia. Combattimento. Suggerimenti. Non hai scoperto nessun suggerimento. Segreto. Non hai scoperto segreti. Va bene. Andiamo. Ma qua c'è una scala? No. Si arrampica in automatico se può. Cioè sto andando solo avanti, non sto saltando e lui si inerpica. Mi sembra comoda questa cosa qua. Qua mi stai insegnando il salto, giusto? Tra Yudalchkor. Non so cosa vuol dire. Troviamo della roba. 4 minerali e mi va benissimo. E il resto che ho trovato che cazzo era? Che cosa fluttua? Buongiorno. Lo strapiombo di Sisifo. Buongiorno signor strapiombo di Sisifo. Una texture manca, un pezzo di un poligono che manca. Va bene. Non è il gioco più curato del mondo, questo l'abbiamo già capito. Non mi butterò nella lava. Calma, Kabirus, sto facendo un tutorial. You must pass the mysteries at Pluto's gate. Enter the portal. Una struttura. A che cazzo serve questa struttura qua? A niente.
Già il fatto che posso arrampicarmi un po' dove voglio mi rende abbastanza contento, posso dirlo. Qua dentro non c'è niente, ok. I primi Underworld erano noti per il fatto che potevi fare un po' quel cavolo che volevi, sia come spec del personaggio, sia come proprio esplorazione, l'ordine delle cose da fare. Salve. Il muro magico di Sauriani proteggono i marcatori. Ok. Qua c'è una sfida di portali. Questo qua non posso ancora usarlo. Però è il secondo. Cosa arbitraria. Ci decidiamo di che mitologia usare. Magari è misto di varie culture. No? Un'arma in condizioni eccedenti può fare più danno, un'arma in cattive condizioni farà meno danno, mi sembra ragionevole. Obiettivo, esplora, sperimenta, fuggi. Ok, questo è il tutorial, Plutone è il tutorial. Poi non so come sia in inglese, magari in inglese c'è più senso filologicamente. No? Ho detto che i caricamenti, ci sono dei caricamenti tra le aree. Che noi pazienteremo per non avere dei caricamenti dentro le aree. Andiamo su Plutone, va bene. Moriamo subito. Chissà qual è la prima cosa della quale si muore se veniamo teletrasportati su Plutone. Se le temperature, l'aria... The mysteries of Pluto's gate require application of logic. Va bene, applicazione della logica. Meno, non faceva ridere, non era una battuta, era un'informazione. You will die here, unloved, unremembered, unmourned. Questa cosa non serve a niente, ma è bello poterla fare. Va bene, arrivederci. Allora, ok, ho sbirciato sott'acqua che non c'è niente. E andiamo qua. Ho ribaltato una madia. Se mi muovo lentamente posso trascinare, sì. Giustamente, lentamente si può trascinare. Vabbè. Scusate, sto esplorando un po' di meccanica, abbiate pazienza. Qui abbiamo dei vasi, delle cosine. Vorrei una fonte di luce io, se fosse possibile. Non ha fatto rumore questo tavolo che si è ribaltato. Vabbè, pazienza. Un cosetto. Che ho schiantato contro la parete lassù. Va bene. Una montagna, un alberello. I am forbidden to speak directly on how to bypass the challenges ahead. Ma non posso aiutarti. Va bene. Qua c'è un cazzabubbetto. Qua c'è un altro cazzabubbetto, si chiama 6, sì. Io esploro un po', Buongiorno. Mattino. Queste cose non stanno cercando di uccidermi, ne sono lieto. Ok. Your first task is simple. Escape. Escape. Muovi cauto come buon ramingo esiliato da Lia, eppure ti sento le mie calcagna. Fate guidare dei miei scarabocchi Paupnir con una freccina. Ok, come mi faccio guidare dai tuoi scarabocchi Paupnir?
dietro c'è qualcosa. Una cassa. Cosa sei tu? Deteriorato sandale di fibra, sandale di erba intessuta grossolanamente. Erano dei sandali, sembrava uno zaino, ma erano dei sandali. Ok. Tradimento e sventura. Hardy. In time you could beat it down. Or simply apply fire. Funziona. Funziona. Bello. Bello. Quindi ci sono problemi che vanno risolti con la fisica. O come in questo caso con la chimica. Se ti spegni passo. E dentro sti affari qua ci può essere della roba. Cioè io posso far così e generare un falò di cose. Anche questo si prende fuoco. Scusatemi. Posso bruciare tutto, cioè la sedia è di legno, quindi posso bruciarla. Sì. Grande. La cassa però deve stare più vicina a questo punto. Non rotolar via, Ciccio. Fai fuoco alla cassa. Ok. Scusate, io sto iniziando a esplorare delle meccaniche. Abbiamo generato un pezzetto di legno infiammato. A questo fare. Allo scenario non do fuoco, ovviamente, immagino. E neanche alle cose che sono tipo la brocchetta. Non prenderà fuoco, no? Un bastone. Sì, anche la brocchetta si spacca. Cosa ho trovato? Filetto di verme decompositore. Bene. Quindi la risposta è sì, le cose, tutto può contenere della roba. Infatti qua ho preso un altro affare. Un pesce cieco inferiore. E un palo di legno. Un rozzo arnese per pugnalare. Va bene. Mi stai veramente dicendo che dentro questa roba qui ci può essere un sacco di roba. Molto interessante. Il teschio posso prenderlo? Sì, posso prendere anche il teschio. Ma che bellino. Ok, scusate, sto iniziando a esplorare le meccaniche, cosa posso fare e cosa non posso fare. Se faccio così dovrei aver generato un pugnale per pugnalare.
pugnale che ha, è a fuoco. Ah, aspetta, ho capito, forse devo spegnerlo. Ok, ora l'ho spento, non mi si consuma più e posso pugnare. No. Perché va ancora a fuoco? Non ho mica capito. No, mettiamolo via. Qua dentro c'era un boccale. Posso anche prendere la cazzotti, ma credo di stare facendomi del danno a prendere la cazzotti. Sì, assolutamente sì. Molto interessante però questa cosa, posso dirlo. Hai i pugni nelle mani. Oh, il mio obiettivo è esplorare e sperimentare Fuji, sto sperimentando, giusto? Dentro c'era un piatto, però c'è davvero della roba dentro. Cioè c'è oggettivamente della roba dentro. Ma io posso far tipo così. Ho spaccato il piatto. Zundogujan che mi supporta da 13 mesi di fila. Buon anniversario. Sono passato al volo per questo. Così Daddy LOL smette di fare la suocera sul gruppo dei sub. Lei proverò a recuperarmela in seguito. Buon proseguimento, cari. Ciao, Gian. Ok. Ergo, ci fermeremo a distruggere qualunque cosa che facciamo. No, assolutamente no, Arsu, ma adesso voglio capire la meccanica sotto, capito? Al di fuori del fatto che adesso non ho equipaggiamento, quindi qualunque oggetto è assolutamente utilissimo. Anche solo del cibo, capito? Anche solo poter fare così e far così. Magnarmi il coso. Mi sono curato? Ne ho magnati due. Va bene, proseguiamo. Un vaso. Ecco, questo era già capitato. Si pianta così un momento e aspettiamo un secondo che si sblocchi. Mi era già capitato quando l'ho lanciato, fin quando non ero arrivato, nel mio primo, solo per lanciare che funzionasse, per vedere tipo le impostazioni grafiche, quella roba lì. Aveva fatto così. Stavo facendo un salto, si è fermato a pensare, ha detto chissà cosa devo fare, ma forse perché non ha caricato le texture di questi vasi? Sto dicendo, perché non ci sono le texture di questi vasi? Non li avevo, le ho messe da qualche parte. Mi accenderò una pipa. Giusto. Però ci aveva messo un momento, ma si era ripreso agilmente. Sì, questo è un problemone, chiaramente, ma è uscito anche l'altro giorno. Mi aspetto che esca una patch su sta roba. Se reagisce. No, te l'ho detto, Arsum, me l'aveva già fatto. Ha fatto così, poi si è sbloccato da solo. Come se stesse caricando una roba che non aveva. È durata un po' meno di così, ma non magari non si sta sopra da 5 minuti per apprezzare i vasi, esatto.
Sì, era durato un pochetto, no, adesso non così tanto effettivamente. Però è durata 30 secondi. Alla fine ci dirà quanto vale questo vaso. Giusto? Sembra essersi piantato male. Fatemi vedere se c'è un passaggio d'errore. Assolutamente no. Gioco, che facciamo? L'altra volta si è sbloccato da solo, quindi sarei tendente ad essere un pochettino più paziente di così. Però vorrei anche non guardare questo vaso a lungo. Non mi ha salvato? Sì, ma no, la problematica è niente, che ci metto un minuto e torno a Quarsum. Abbiamo fatto niente, abbiamo perso del tempo a bruciare le robe e esplorare le meccaniche. Chi l'ha fatto? Per i materiali, esatto, dovevamo. Sembra essersi piantato. Sembrerebbe essersi piantato malamente. Proviamo a ricaricare, che ti devo dire? Usciamo. Rilanciamolo. Magari abbasso leggermente le impostazioni grafiche, fosse mai quello che gli. Crea dei problemi. Giusto. Ma allora, Drevamk, detto fuori dai denti, se domani me la pacciano, capisci? Non è per questo che fai una brutta recensione. Per carità, c'è un problema risolvibile. A me frega di giocare il gioco, non frega di. Se lo posso giocare da una settimana, perché da settimana esce una patch. Oggi è uscita una patch, tra l'altro. Quindi sta lavorandoci. The mysteries of Pluto's gate require application of logic. Si è arrampicato su una cosa inutile. Posso buttarmi? Prendo dei danni? No, c'è l'acqua. Sono a posto. You will die here, unloved, unremembered, aspetta che raccolgo. I am forbidden to speak directly on how to bypass the challenges ahead. Your first task is simple. Escape. A posto, Ciccio, guarda, faccio così. No, faccio così. Dagli fuoco. The wood is strong, hardy. Mettila qua. In time you could beat it down or simply Fai un apply piccolo falò. fire. Giusto per recuperare queste quattro robe che ci sono qua attorno. Avrei voluto di nuovo il pugnale io. Sì, lo so. Così risponde a un'altra domanda che avevo. Ah, scusate, mi avevo detto opzioni, grafica. Metti alto. Ok. Vediamo se è randomizzato il contenuto della cassa o no. Il contenuto della cassa è randomizzato. Abbiamo trovato delle frecce. Quindi le casse contengono roba random. Suppongo a questo punto anche queste robe qui contengono roba random. Va bene, prosegui.
Spells allow the alteration of physical properties. Physics, enemies' minds, and more. Each wand is branded with a single spell. Ogni bacchetto è marchiato con un unico incantesimo. Ok, così gli esiliati non potrebbero usare la magia. I segreti del libro di Antor mi daranno il potere. Abbandona la tua missione e unisciti alla mia ricerca della conoscenza, sorella Draupnir. Quindi ora io ho una bacchetta, giusto? Bacchetta sposta legno più uno. Fa levitare gli oggetti di legno, anzi, ogni tipo di materia vegetale a dimensioni ragionevoli. Lancia una volta per portare a te, due per allontanare. Quindi 5. Vieni a me. Brucia. Fica qua. Poi magari si apre la porta e chiusa. Perfetto. Ok. I piedi coperti o coltello, abbiamo due frecce. Freccia acquatica. All'impatto spegne piccoli fuochi. Ok. Posso passare senza bruciarmi? Sì. Procediamo. Take this map. Heed its mark. Mi sembra esagerata come... E se poi tu prendi questa mappa, quale sarebbe? No. Togliamo la bacchetta del legno. Your magical reserves are replenished by seeking out mana. Okay, fragments of mana float invisibly throughout the Stygian Abyss. Only one with a careful ear or special sight can find them. C'è un suono che mi dice dove recupero il mana. Ho recuperato il mana. Quindi qua c'è una sorgente invisibile di mana. Va bene. Prendo atto di questa cosa, intanto recupero materiali di scarso valore, ma che possono essere sempre utili. E lì c'è una cassa. Che cazzo è successo sto topo? Vabbè. Cos'era questo? Perché raccolgo della roba che non so cosa sia? Foglia caduta. C'era qualcos'altro qua sotto? No. Ah, sotto c'era una porta però. E qua su anche forse. Sì. Fatemi leggere cosa dice la porta sotto. Raccogli le chiavi abissali. Questo scrigno in mano e spreco di spazio, sono d'accordo. Vale più lo scrigno del contenuto. Porta di Orione.
I seek not to teach you, but to make you think. Posso far questo? Posso fare questo? Interessante. Qua sotto non c'è niente. Ok, questi qua posso anche spaccarli banalmente così. C'è una cassa, qui c'è un posto, qui c'è una porta chiusa, immaginavo, e di qua possiamo andare. Pipistrellini. Here in the darkest pit, an improbable ecology has evolved. Cioè, c'è un'ecologia nella zona. An excrete starlight. Undead devour mana, giving nothing in return. Qui il cammino si fa più buio, sorellina. But parasitic. Prendi questo e illumina la tua via, mi ricordo di nascondere quando le creature sono vicine finché non ti scoprano. Ok. Quindi, iniziamo a togliere dai piedi della roba che al momento non mi serve. Grazie, la lucetta la teniamo davanti, il coso per raccogliere il legno lo teniamo davanti, le frecce non mi servono a niente. Scusa. Qua c'è una porta chiusa. Qua c'è una cassa. Qua c'è il dietro di quell'affare lì. I had thought to bring you here quietly, but Typhon's minions fill the halls ahead. Bella questa cosa del... guide you as best I can. Bella questa, questo effetto di luce. We need you, Ascendant. If you cannot stop him, this world is lost. Your world is lost. Ok. Chi irilt ut te e palà. Altrettanto. Un cosciotto di pollo. E acquisito la chiave puntino. Fantastico. Questa è una prigione per tutti noi. Se tutte le creature che ci sono qua dentro sono imprigionate qua dentro. Allora, tu ti puoi aprire con questa chiave? Sì. Richiudi con me. Così mi faccio solo male. Questa cosa qua apre tutte le porte col puntino. Quindi anche quella là dietro.
Yes. The more you explore, the more you move like a native to this place. I chose well, Ascendant. Che cazzo è quello a fare lì secondo voi? Qui abbiamo una carne misteriosa arrosto, va bene. Non so cosa ho raccolto. Perché non mi dice cosa raccolgo? Questo è fastidiosissimo. Posso dirlo? Va bene. Il braciere non si può gettare a terra, non credo. Però c'è un'altra cosa che io vorrei provare a fare, che è questa, adesso vi faccio vedere. Ne hai 5 ore di cose, ne ho 5. Di cosa ne ho 5? Se io prendo questa, no? Torno indietro. Accendo questa cosa. Che dovrebbe bruciare un po' a lungo. Sì. Mi ricordo di un sasso di una moneta con il numero 5. Un sasso con una moneta. Una moneta. Ah, 5! Ok, sì, l'ho vista. Grazie. Bravissimo. Adesso io non so se da qua andavo di là, però volevo scoprire se si può fare. Probabilmente arrivo nello stesso posto, esatto. Però è interessante che in questa stanza posso entrarci in due modi diversi. Ok. Ora ne avrò 6. 7. Ok, erano piccoli, erano una borsetta di soldi. Va bene. Fantastico. Però vuol dire che io dentro questa porta potevo entrarci anche prima. Ok, quindi si possono trovare più soluzioni allo stesso problema. La rovina del ladro. The silver sapling. Before danger, plant the seed. Ok, usiamo un save point. When you fall, it will restore you. Seme dell'arbusto argento, quindi se io gli dico 3. Ma mi ha salvato. Pietro, vorresti che la tua vita fosse ripristinata nel caso cadessi nell'abisso. Ok. Posso creare dei segreti, tipo eccolo qua. Pianto questo, se muoio torno qua. E non posso più prenderlo.
Mind the light to avoid detection. Se mi muovo al buio, lui non mi vede. Allora, le meccaniche di base mi sembrano molto interessanti. Cioè, c'è del potenziale perché sia un giocone. Posso piantarlo tutte le volte che voglio, che ogni volta che trovo un affare posso fare un save point. Perfetto. Buona sapersi, giusto? Perception is based on light and affected by sound. The elements have use. L'oscurità e i diversivi che erano i miei strumenti, Garcelari. I non morti guardano e ti ascoltano. L'acqua spegne il fuoco. Quindi ho preso un osso. Usalo per robe rossa più piccole, va bene. L'altra è una freccia acquatica. Quindi mi serviranno a breve. Frecce acquatiche. Questa è una bottiglietta d'acqua, secondo voi? Sì. Ok. Ok. Ha sentito un rumore e ha tirato la cieca. Aia! Impresa riuscita, va bene. Non sto benissimo, ma... c'ho apposta della carne. Foglia caduta. Pesce cieco inferiore. Niente di tutto questo. La foglia caduta mi fa... cosa è successo? Vabbè. Memora, a means to record memories. They are currency to the Saurians. Currency di Sauriani. Dedalo di Mondi, l'abisso stige è una regione liminale, uno spazio di passaggio dove le barriere delle altre dimensioni sfumano, un portale per l'altrove che connette tutti i mondi a quello sotterraneo.
Se qui accadono eventi fausti, si possono diffondersi in tutta la realtà. Se succede il contrario, può rovesciare il creato. Ok. In this deadly environment, unique survival skills have great value. Perform a feat and they will trade its memory for fresh skills. Andiamo a esplorare. Come mi immergo io? Non posso immergermi. Non posso immergermi. Sei incastrato sull'acqua. Recuperiamo un altro cosetto. Non ho capito come mi immergo, ma lo scoprirò con calma. Il sistema di controllo non è eccezionale, ve lo dico. Il sistema di controllo non è eccezionale. Un tasto. Va bene. Sono qua apposta. Giusto. Covo del goblin perduto. No, si è inchiodato. Allora, inchiodamenti a parte, come vi sembra? Ma mi sembrava salvasse abbastanza, credo, quando entri in ogni area, quindi potrebbe essere ancora gestibile finché non lo patchano. Come vi sembra da vedere, amici? Ma se io faccio carica partita? Carica. Però si fa senza lode, la fisica meccanica si è fatta abbastanza bene. Application of logic. Mi tiri per il culo? Cioè, i salvataggi non sono serviti a niente. Non ci credo. Cioè, mi ha fatto 18 salvataggi che salvano tutto allo stesso posto. Unloved. Unremembered. Unmourned. Davvero? Questo è un grosso problema. I'm forbidden to speak directly on how to bypass the challenges ahead. Your first task is simple. Escape. The wood is strong, hardy. In time you could beat it down, or simply apply fire.
Abbiamo trovato una scialle di Yuta sto giro. No, sì, certo, ovviamente finché non c'è una patch che lo mette a posto non si può giocare, Drum. Cioè, se è così, questo problema vuol dire non si può giocare questo gioco. Spells allow the alteration of physical properties. Physics, enemies' minds, and more. Each wand is branded with a single spell. Mi si è incastrata la trave infiammata. È morta la trave infiammata. Va bene, lo faccio sotto. Salve Landone! Due giorni fa, Full Moon, è uscito giovedì. Porta è chiusa. La porta non è più chiusa. Take this map. Heed its marker. Your magical reserves are replenished by seeking out mana. Fragments of mana float invisibly throughout the Stygian Abyss. Only one with a careful ear or special sight. No, io direi che sono una roba che patcheranno a breve, credo. Ma se io faccio, facciamo salva test, salva partita, file name Daniel Howl, salva partita, ok, se io faccio carica o questa qua, vediamo se I seek not to teach you but to make you think. Here in the darkest pit, an improbable ecology has evolved. Facciare qualcosa, cosa raccogliere? Mana, an excrete starlight. Undead devour mana, giving nothing in return. Not evil, part of the environ, but parasitic. I had thought to bring you here quietly, but Typhon's minions fill the halls ahead. I will guide you as best I can. We need you, Ascendant. If you cannot stop him, e vediamo se salvare a mano serve. Non sono ancora sicuro che serva salvare a mano, però ora lo scopriamo. Magari anche il fatto che si sia inchiodato che non mi ha fatto salvare giusto, eh. Adesso guarda, faccio così. Vado qui. Apro questa. Prendo questo affare qua. Prendo questo coso qua. The more you explore, the more you move like a native to this place. I chose well, Ascendant. Ma
Adesso facciamo un altro salvataggio, chiamiamolo test salva partita. Dov'è? Salva partita, file name, test. Attenzione, salvataggio è solo più presto l'ultima volta in cui testa, ok, qua, ok, lo vedo, perfetto, l'ho visto. Non avevo letto sotto la nota, che è una nota, non è il titolo del salvataggio. Adesso piantiamo anche l'alberello e poi risalviamo un'altra volta. Qua c'è un affare, altro che questo affare qua. Apri questa cassa, prendi qualcos'altro. L'imbroglio di lei lasciandoti alcuni aiuti, sorella. Un'altra legge infranta. Questo posto premia chi è abbastanza paziente ad esplorare e non correre. Va bene. The silver sapling. L'albero della vita. Before danger, plant the seed. Pianta l'alberello e risalva. Quest'albero. Vediamo se uno di questi salva nel posto giusto. Mind the light to avoid detection. Mind the light. Grazie, arrivederla. E l'otto. Perception is based on light and affected by sound. The elements have use. Water quenches fire. Qui l'abbiamo spento, poi le frecce sono al punto 9. Questo non funziona da qua. Come cazzo mi ha visto? Ormai mi hanno visto. Se ti vedono, ti vedono. Sono identiche. Identiche. Togliamo il cibo per piacere. Mettiamo un mazzuolo, grazie. Questo è il cristallo. Questo è altro cibo. Ok. Sono tornati indietro per errore.
in mezzo ai marroni, ciccio, non ho più frecce. Senti, la meccanica l'abbiamo capita. Memora, a means di questo. Piazza questo qua. In this deadly environment. Unique survival skills of great value. Perform a feat, and they will trade its memory for fresh skills. Non c'era una cassa qua sotto. Ero convinto ci fosse una cassa lì sotto. Quindi anche le case sono random, interessante questo. Continuiamo a salvare, vediamo se a un certo punto funziona tutta sta roba. Una lama da sola potrebbe non bastare a salvare a salvarti, sorella. Usa le occasioni che ti vengono offerte dall'oscurità, dalla magia, dall'ambiente circostante. Trave e pianifica. Va bene. È sta roba che fluttua. Allora, la spada corta arrugginita, va bene, lo mettiamolo sul 9, grazie. Tutto il resto va bene lì dov'è. Attenzione sorella, va bene. Attenzione sorella. Buongiorno. Aia. Frecce di acqua. Sta qua. Anzi. Sta qua. Mi è entrato un altro affare. Spada spezzata, immacolato, spada corta arrugginita. Lassù non posso andare in nessun modo, secondo voi? Sento dei rumori orribili. Sì, c'era cosa.
Il modo per andare lassù? Sicuramente non da qua. Ah no, se c'è la cassa. 15 minuti fa, difatti. Ciao Daniel. Che cazzo l'ho trovato? Bacchetta globo fiammeggiante. Richiede creazione punta fuoco. B, ricreazione. Punta fuoco. Ok, B è il ruolo della creazione. La freccia è il ruolo del fuoco. I tre crea globo fiammeggiante. Non tutto il cibo che troverai qui è sicuro da mangiare. Il formaggio cura l'avvelenamento e la fame. Ok. E prendo atto di questa cosa. Quindi sì, c'è un globo fiammeggiante lì. Non ho capito. Ah, creo un globo fiammeggiante e poi lo devo tirare. Va bene. Fratello Dranupir, abbiamo trovato il corpo di Sven. Non ti perseguo per cattiva volontà, ma per dovere. Questo è vestito dagli esiliati. Va bene. Now use all you've learned about light and darkness, magic and the environment. Set the advantage in your favor before drawing a blade. E l'otto sono le frecce d'acqua. Fai così. Prendi questo. Spegni quel fuoco là. Grazie. Là c'è un mostro orribile. Qui c'è un punto di salvataggio. Mi piace che l'arco me l'ha dato di base. Da dove cazzo arriva? Ma qui faccio così? Sembra un metodo più pratico per fare tutta questa cosa. A voi no? Ah, arriva da questo. Ok, c'era un senso.
Benissimo, andiamo lassù. Non temere le fiamme di Typhon. Prese dei bei danni a sorpresa. E questo l'abbiamo fatto. C'è roba dietro quel vaso. Sotto? Adesso vado a prendere. La medusina che fa luce è fastidiosissima. Ma di qua è dove sono arrivato? Sicuro so, deve aggiungere qualcosa a terra accanto al vaso rovesciato a terra. Adesso vado a vedere. Bisognerà poi capire dove siamo, ma abbiamo una mappa, quindi mi spaventa poco questa cosa. Il simbolo del cuore è visibile, ma a me non frega niente del simbolo del cuore. Sì, è una porta di legno, giusto? Brucerai, brucerai. Intanto vado a vedere il simbolo del vaso del coso. Qua c'è dell'acqua. Allora, il vaso rovesciato a terra. Non questo. Non vedo niente. Io ho ancora solo più tre frecce. E tra l'altro ho anche qua una spada spezzata, va bene. Spada spezzata, un'altra spada spezzata. Chissà se c'è l'headshot. Non lo sapremo mai. Ok.
Vi dico, ci andrei dopo, però. Non so se siete d'accordo con me. Io sono qua. Apposta una coppa inutile, ok. Per Messico. Perché mi aspettavo che qua ci fosse un premio per la mia perseveranza. Femore, togliamone dei piedi. Non so cosa abbiamo trovato, però. Aspetta, sposta legno. Minerali. Ah, abbiamo trovato l'elmo. Deteriorato, bandana di stracci. Va bene. Frecce, grazie delle frecce. Cibo, ma che bel premio per avere, per essere venuti fin qua. Quante frecce mi hai dato? 5 frecce. Buone 5 frecce. Adesso la cosa che non so è, a parte questo qua che lo prendiamo e a parte questo qua che lo tiriamo lì, così non mi vedono immediatamente quando esco. Ah, questo qua è lo stesso affare ma da sopra. Non ha funzionato come volevo. Ok. Qua su c'è qualcuno. Ci sarà mica un arciere qua su. Ah, da qua si scende sotto, ok. Qua Mister Simpaticone è di qua. Eccolo là, Mister Simpaticone. Ah, questo è un arciere, maledetto. Ok, è morto. Ok, è morto. Dice la porta alla quale forse sono arrivato prima. Di qua mi stavi dicendo che potevo schivare tutta sta gente. Non è vero, perché c'è il coso là dove devo mettere un peso. Qua devo metterci un peso. E adesso fammi esplorare. Lui mi molla un femore. Non ho ancora guardato i modelli sono carini. I modelli sono bellini. Sì, potevo schivarmi, dici, puoi schivarli tutti volendo, fai tutto il giro, metti il coso lì, fai tutta la roba, ok. Fammi mangiare un pezzo di carne misteriosa arrosto. Un taglio misterioso di carne che migliora la salute, cucinato alla brace per smazzare la sua possibile tossicità. Vabbè, magna. Now, complete the Saurians challenge. La sfida dei Sauriani. Arguta Dalia, vedo che è anteposto al sangue il dovere, eppure non ho dubbi che vedrai la luce. Continua la caccia, va bene. Che effetto sonoro improvviso. Missione completata. Combattimento +6, furtività +2, magia niente,
Ambiente più 4, tattiche combinate per un premio ingegno. Giuste monete d'argento conquistate, varie tattiche per un premio versatilità. Ok. Missione portale Plutone, taglia secondaria completata. Morti 1, svelamenti 8, key circle 1, compendium A 1, fuochi 5, oggetti incollati 0, incollati, uccisioni, leve tirate, sneak, danni senza prendere, combattimenti non danni 1, tempo 0. Figli di Sauriani. Guadagni un premio abilità sauriano di oltre 5 monete d'argento tramite combinazione di combattimento, discrezione e magia utilizzando l'ambiente. Va bene. Clicco di tasto sinistro del mouse su un attacco leggero, ti premuto e rilascio per un attacco pesante. Ti premuto il tasto destro per parare. Va bene. Leggeri difetti di traduzione, assolutamente. Attitudine il contatore per le leve tirate, sì, esattamente. Non so per quale motivo, ma c'è il contatore per le leve tirate. Comunque direi che il più grosso fascino che ha questo gioco è il fatto che lui ti pone delle situazioni e ti dice risolvere come cavolo vuoi. Ok? Ti premia per varietà, ma ti dice risolvi come credi. Non c'è una soluzione, a differenza ad esempio di Legend of Grimrock, che ha un puzzle, una soluzione. I puzzle qua sono molto più, tra virgolette, generali e tu scegli come risolverlo secondo di cosa sei fatto. Piccola fiamma. Ma che bel posto però. Però gli ambienti sono carini. Gli ambienti sono. C'è una. Sì, però o parli più svelto o mi dici delle cose interessanti oppure mi fai parlare con la chat. Sì. A posto? Hai detto quello che dovevi dire? A posto. Non mi ricordo più cosa volevo dire io. Ah no, dicevo che recentemente nei giochi c'è sempre una maggiore cura per gli ambienti, se avete notato. Trova la runa d'Alia. Va bene. Move Quello. carefully, Ascendant. The Saurians set these challenges in place to test instincts, cunning, and courage. To weed out the careless and ignorant. If the Saurians are convinced of our aid, they will help us. Hai il seme applicato al singolo arbusto, cioè lo trovo per ogni mondo un seme. I Sauriani che giudicano la sfida si aspettano una combinazione di combattimento, furtività e magia e uso dell'ambiente circostante. Non dubbi che andrà alla grande, sorella. Sei sempre. Sono sempre. Nel dubbio sono sempre. Reshirak will see to your development. Tempi delle abilità, va bene. La signora lassù è un negoziante, c'è un mercante in questo posto. The Salve. memoriam is a repository of great knowledge, Buongiorno. magically recorded survival tactics of heroes of the past. Ma almeno Welcome, presentarti, no? and I will trade its memory for fresh skills. Perché We have ondeggia? Istas to thank for knowing your language. Posto? Ho due memorie. Magie, ti permette di vedere i pacchetti di energia magica altrimenti invisibili. Muovi l'arma più velocemente. Rileva The chiaramente Force quando si è Field esposti a situazioni di luce e works. oscurità e percepisce lo stato delle serrature da lontano. Allora, io voglio tutto in questo gioco. We Saurians are Buongiorno dedicated to la chitarra. documenting and sharing unique survival tactics. Posto? Ok. Allora, costo 2, costo 2, costo 2. Quindi o combatto meglio o uso la magia meglio o uso lo stesso fuoco. Io direi di iniziare con la magia, perché altrimenti è molto molto inutile. Istas's memories lead us through his great example Va bene to così. become better every day.
Per ora va bene così, grazie. The Saurians see promise in you. Prove your ingenuity and versatility. Perform great feats, and they will reward you. Va bene. The portal to Markhor will open when you prove ingenuity, combine combat, stealth. Me l'hai detto sei volte. And the environment. Cazzo è questo? Passing the tests and wards that surround the city. The deeper the descent, the greater the danger. Mi rendo conto. Ah, questa leva ha fermato quell'affare lì. Va bene. Un incantesimo è come un desiderio. Se le rune pronunci le parole, il libro di Antor l'ho insegnato, sorelle. Immagina cosa ricaveremo dallo spirito dei tuballi. Discovered your first runes. Runes tap into the secret language of magic. Okay. Assemble runes in order in your rune bag to cast a spell. Sacca di rune si utilizza per lanciare incantesimi runici. Tasto destro del mouse per trascrivere la sua forma magica attuale delle rune che hai raccolto. Nove. Guarisci per son. Ma non ho queste rune. Emblema di durezza, salute e potenza. Manna, insomma, è legato agli altri esseri, amici e nemici e all'ordine sociale. Quindi ci faccio così e così. Ma è sbagliato. È una runa diversa questa qui. Sono rune diverse. Va bene. Le parole sono prive di valore, dicevano esiliati, ma la testimonianza prova il contrario. Prova questa formula runica, sarà la formula per rafforzare persona o guarire. Va bene, l'ho fatto. Prendi le frecce, prendi le frecce, prendi la roba da mangiare, prendi la roba da mangiare. Ok. Adesso non fluttua più inutilmente, ma lo tieni in mano, vedi? Ma che ci arrivo? Un altro regalo, sorella. Calma. Un incantesimo d'attacco, pugno magico. Possiedi i mezzi per scoprire ancora più incantesimi. Sperimenta e padroneggia questo linguaggio unico. Experiment with different rune combinations to discover new okay. Spell formulas. Pugno magico sarebbe. Posso togliere la roba? Ok. Pugno magico sarebbe questa più questa. Pugno magico. Faccio così e così e ottengo un pugno magico. Ok. Devo andare sotto.
E quindi? Ah, si vede qua. To the Saurians, it is less about completing your goal than how you accomplish it. Allora. Tutta roba che mi serve in teoria, perfetto. Teatro del coinvolgimento. Allora, chiaramente qua dobbiamo generare, dobbiamo capire cosa succede. Là c'è un signore che 9 su 10 avrà un arco. Quindi cominciamo a far così. Ma io da lì a là ci arrivo. No. Beware. No. Events here escalate quickly. Me ne rendo conto che scalano quickly. Spegni quello. Spegni quello. No, non spegni. Troppo lontano. Devo adattare il mio tiro alla distanza della cosa da quale sto tirando. Questo ammetto che mi piace. Allora, se io vado di qua e spengo quella e poi spengo quella là, posso scendere più tranquillo. Recuperare le altre frecce. E andare avanti. Quelli li abbiamo già spenta con un arco. Mi va bene. Qui sotto cosa c'è? Niente, credo, vero? No, niente. Ok. Quelle lì io come le attivo? Non è che è questa, vero? No. Dico, io posso scendere? Fammi spegnere quello lì, grazie. Fammi spegnere quello lassù, grazie. Non ci riesco, vabbè. Okay.
Ok, quello con l'arco l'abbiamo tolto dai piedi. Aia. Ma io ti ho liberato. Perché ce l'hai con me? Qual è il tuo problema? Posso mangiare una roba? Questa formula cruda non preparata ha effetti imprevedibili. Almeno cura la fame. Cioè, per effetti strani produce nelle lumache delle profondità. Va bene. Niente di tutto questo mi cura. Questo qua era l'arciere, come immaginavo. Questo qua attiverà quello a fare lì, esatto. Che era quello che stavo cercando e che avevo trovato. Va bene, forse gli usi desiderati ti proibiscono di provare la magia, sorella, ma io dirò a nessuno a meno che non lo faccia tu. Posso dire cose semplici, ma ti ho lasciato un regalo. Immagino che questo fronzo non mi permetti di lanciare magia senza conoscere le formule. Voglio solo una cosa da te, fratello, la tua vita. Bacchetta radica spirito, un sorreggio che ferma sui loro passi non morti o trasforma i nemici in alleati. Ok. Fastidio fastidiosissimo, l'ha vista tutta così, si sono d'accordo. Usa la magia, trasformi amici alleati, ok. Salve. Botta. Che cazzo mi è successo? Un po' senza vita. The Saurians watch. Interesting. Va bene.
Abbiamo superato qualcosa. 7 di influenza. Only one like you with an ingenious mind may prevail. Sono morto. Non sono ancora morto. Aia! Beware. Events here escalate quickly. Dolore fisico. Sì, da qua vado di là. Ma io posso spingerti giù? La risposta a questa domanda è sì, posso. Abbiamo scoperto il guanto. Requiem Vistas. Il cataclisma ha causato morte di Aspora tra le razze che abitavano queste lande. Le tribù sauriane si rifugiarono nelle profondità inferiori, tutti tranne l'astuto Ishtas, che si è adattato e sopravvissuto. Ha scoperto i Memora, li ha usati per conservare tutto ciò che ha imparato. Quindi i sauriani sono tornati sugli insegnamenti che avevano notato fondare la loro società. Peccato che lui non lo vide. Scusatemi, eh. Lei venga qua. Lei si apponga qua sopra. Ho sbagliato. Allora, metti questo qua. Metti questo qua. Perfetto. Sali qua sopra. Sali qua sopra. Sono scemo. Ok, ce l'ho fatta. Ora ci arrivo a riprendere quello a fare lì. No, non ci arriva. Cazzo. Ma cazzo sono finito. Ok, non sono caduto sotto. Allora. Grazie Gwenfar. E grazie Arsun. Usa la magia. Mo leggo. Ci sono caduti sotto. Forse con un po' più di luce questa cosa mi riesce meglio. E qua c'erano delle fantastiche cose e poi c'era un passaggio per evitare tutta quella roba lì.
mi sembrava una strada intelligente perderci un momento di tempo per fare questa cosa qua, che ne dite? Click. Ha peggiorato la situazione. Allora, se io prendo la bacchetta globo fiammeggiante, e faccio così, e poi mi nascondo dietro l'affare, cioè una situazione imbarazzante con uno che ha delle fiamme dietro il culo. La spada è messa male, ma è immacolata, cioè non si consumano gli oggetti, da quello che vedo almeno. Con moltissima calma, ma ha fatto quel che doveva fare. Giusto, io ho tirato un'altra leva. Ho trovato un altro affare. Ah, questo qua era un'alternativa, potevo passare tutto dall'altro lato, capito? Non dovevo fare quelli là che dove combattevo, potevo fare questo giro di qua. Gli usi degli esiliati sono chiari, fratello, occhio per occhio, vita per vita. Nient'altro può cancellare questa macchia della nostra famiglia, da alien. Quindi hanno ucciso qualcuno e uno di loro due deve morire. Però mi ha già dato il posto sbagliato l'analisi di cosa avevo fatto. E però stiamo raccogliendo delle Seek out the faction mediators. Degli strumenti. Cerca cosa delle fazioni. Mark Hall is closed to the factions. Typhon has seen to that. Still, the mediators will serve as their point of contact. Nel mondo sotterraneo, questo posto ha avuto molti nomi: Avernus, Aornum, Xibalba, Ganzer, l'abisso Stigio, il patrone del mondo sotterraneo. Qui, sul confine della morte, una manciata di coraggiosi ha costruito la loro casa. Un posto dove la vita non dovrebbe esistere. Con il tuo aiuto non resisterà molto. Allora, abilità. Memoria 3, va bene. Questo qua l'ho già preso, va bene. Io vorrei anche vedere quando si espone in situazioni di fuggio e oscurità, percepisce lo stato delle serrature da lontano. Qua cosa mi dai? Gli incantesimi costano meno mana, si è dato loro un nome nel tuo libro degli incantesimi. Interessante. Aumenta la sua riserva di energia magica. Arricchisce gli incantesimi di attacco di ulteriore potenza offensiva. Aumenta il potere degli incantesimi che proteggono o curano. Gli incantesimi che perdono gradualmente efficacia dureranno più a lungo. Permette di lanciare incantesimi base livello 1 senza conseguenze. Lanciando di livello 2 si rischiano danni. Questo attacco più velocemente. E questo, io direi che questi tre dobbiamo prenderli per forza tutti per sbloccare almeno cosa fanno i primi rami delle cose. Quindi sul combattimento mi sento più ferrato. E prenderò il senso furtivo. Parla con Reshirak per imparare nuove abilità. Non posso. Reshirak non c'è. E ho capito che nuove abilità sono disponibili all'acquisto nel Memorium, ma il Memorium non ce l'ho. Comediatrice, preservata, area, Reshirak. Ah, ok, lei in fondo. Reshirak è in fondo di là. Io credo di poter salvare e uscire giusto adesso. Ok, ne hai uno.
Sono molto curioso. Va bene, direi che per la prima... Vediamo dove carica. Vediamo quanto mi deve incazzare. Seek out the faction media. Allora non salvo quando dico io, salvo quando vuole lui, perfetto. Va bene, però non si è più piantato. Va bene amici, finito il primo episodio. Sicuramente voglio farne un secondo per vedere se voglio fare la serie di questo gioco qua. Cosa ne pensate voi da guardare? Carino? È un gioco per quelli come me che prendono le cose con calma, cercano, guardano, fanno, provano, fanno robe. Secondo me ci sono, è carino, poi ci sono tanti modi per risolvere le cose. Tante strade, possiamo scegliere quanto esplorare, quanto invece andare un po' dritti. Questo poco sembra carino. A me potrebbe essere carino. Se gli lo patchano, spero tanto, tanto, tanto che lo patchino. Perché oggi l'hanno patchato. Però non è bastato il patch di oggi, evidentemente. Hola al Fox, no, non hablo español. Però 17 hotfix 1.02, quindi in teoria ci stanno lavorando solo per fixare le robe. È un pubblico ogni tanto, ma ce lo teniamo così. Quella cosa della live, pazienza. Per il resto sembra bello. Per il secondo aspetterei un po' per vedere se esce una patch. Sì? Sì, sì, hanno già fatto, in due giorni hanno già fatto due patch, quindi stanno lavorandoci su. Proveremo a fare un secondo episodio, vediamo come prosegue. Per il momento non mi sembra così, a parte questo problema che ha, ma va bene, nel senso, devono sicuramente fixare della roba. Non mi sembra così brutto come lo descrivevano, no? Va bene, io vi ringrazio della compagnia, noi ci vediamo, penso già lunedì. Potrei lunedì fare... live e live anche, potrebbe anche essere live lunghetta, sappiatelo. Buonanotte, buongiorno, buona giornata, buon weekend a tutti. Buonanotte no, per abitudine, ma buon weekend a tutti. Ciao.